Non esiste sulla Terra, non può esistere in una società come la nostra il concetto di uguaglianza. È un concetto non solo utopistico, ma è contro la natura di questo essere umano, contro la natura di questo umanoide. Questo umanoide vive ancora con l'istinto ibrido animale, con il desiderio di possedere il suo territorio, che è assolutamente naturale per i leoni, i ghepardi, ma non per l'uomo, e soprattutto un istinto naturale selvaggio e violento aggravato dal desiderio di conquistare il territorio altrui. Non c'è un leone che si raduna con la sua famiglia animalesca o con i suoi amici leoni per andare a invadere l'India, il territorio della tigre, o la Siberia della tigre siberiana, non ne discutono mai a casa. Loro vogliono, con violenza, addirittura mangiandosi gli abitanti del proprio territorio, essere i padroni del proprio territorio. Ma non discutono, andiamo a conquistare le paludi dove ci sono gli alligatori, i coccodrilli, perché dobbiamo sottometterli. No, la natura glielo impedisce. Noi abbiamo l'istinto animalesco del possesso del nostro territorio e con il nostro ego sum, il libero arbitrio, lo spirito individuale, vogliamo sottomettere tutte le specie uguali alle nostre, cioè i nostri simili, e inferiori a noi. Quindi questo concetto è ormai atavico, è irreversibile, fradicio nella genetica umana. Ecco perché ti dicono cade l'economia. Perché quando uno rappresenta una società dove deve, è vigente il valore del denaro e dell'economia, è già uno che incarna la disuguaglianza. Certo, è il loro strumento di dominio. Perché i soldi ci sono, perché io posso utilizzare una quantità di soldi superiore alla tua, tendo a vivere quotidianamente la mia vita cercando di avere più soldi per dominare la tua vita, anche senza fare la guerra, anche senza aggredirti con la pubblicità, con eccetera eccetera. Quindi chi ti dice di salva l'economia, già tu hai, puoi giudicare, ti avallo io, non ti preoccupare, non si può giudicare, ma tu giudica lo stesso. C'hai un amico avvocato difensore con il padre. Quello lì accetta la disuguaglianza per antonomasia. Solo chi ti dice, come me, il denaro sono pezzi di carta, al massimo utilizziamolo, ma solo per fare del bene, quello è uno, magari un ricercatore, che sta cercando di lavorare per i valori dell'uguaglianza. Sì. Quindi non potrà mai questa società accettare la civiltà extraterrestre, che è basata solo e rigidamente sull'uguaglianza, dove chi ha di più viene messo sotto processo e condannato a una pena solo per chi ha di più. E non è questione di meritocrazia, è questione di abuso di potere, violenza, perché la società è basata sul fatto che tu puoi utilizzare tutti i comfort che ti dà la società e la scienza di quella civiltà, pari a tutti gli altri fratelli. L'astronave, l'astronave, la Ferrari, la villa con 10 piscine, la villa. Tutti hanno i comfort assolutamente straordinari. Non c'è uno che non li ha o uno che ne ha di più. Secondo te, oggi, nel 2024, è fattibile una società così? No. Assolutamente, ecco. Anche perché l'umanità, al di là di questo aspetto, oggi è psichicamente proprio malata. Sì. Quindi quei pazzi. Tranne noi. Sì. quei pazzi. Noi siamo malati, semmai d'amore, di uguaglianza. Beh, secondo questa società, i pazzi siamo noi. Ma hanno ragione, perché solo un pazzo viene a vivere in questa società.